Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parlo da Cassino, dall'Alto Tardi Lavoro. E questa sera siamo un'altra volta insieme a parlare di storia. E una storia sempre importante, quella che era del Regno di Napoli, Regno di Sicilia, Regno delle Due Sicilie. Ma questa volta ne parleremo in maniera diversa. Ma come nostro solito, prima di parlare di questa materia, faremo passare un breve video. Filangieri, il filosofo giurista napoletano che ispirò la Costituzione americana. Che un napoletano possa aver ispirato la Costituzione americana del 1787, la più antica del mondo tuttora vigente, è semplicemente motivo di grande orgoglio. Scritta da Benjamin Franklin, già ideatore della Dichiarazione di Indipendenza americana, la Costituzione entrò in vigore nel 1789 e fu fonte di ispirazione per tante altre adottate nel corso dei secoli da numerose nazioni. Franklin si ispirò al grande giurista napoletano Gaetano Filangieri. Non a caso tra i due vi fu una fitta corrispondenza tra il 1780 e il 1788. In quel periodo Filangieri era a Napoli alla corte del re Borbone, dove stava lavorando al progetto di riforma della giustizia e godeva già di buona fama per le sue opere, soprattutto la celebre Scienza della legislazione, dove dichiarava che le buone leggi sono l'unico sostegno alla felicità nazionale. La sua opera, composta da 8 volumi, venne tradotta in circa 30 lingue straniere e attirò i complimenti degli intellettuali di tutto il mondo. Franklin, mentre si trovava a Parigi, per l'ammirazione che provava per il giurista napoletano, gli inviò in dono una copia della Dichiarazione di Indipendenza americana per il tramite di Luigi Pio, segretario d'ambasciata del Regno delle Due Sicilie in Francia. Filangieri offrì tutto il suo aiuto per la costruzione di un assetto istituzionale che fosse realmente fautore della felicità dei cittadini e vedeva il nascente Stato americano come il luogo ideale in cui far maturare i suoi ideali di libertà e tolleranza. Molti passi delle sue idee espresse nella celebre opera furono tradotti e inseriti nella Costituzione americana, tra cui su tutti il principio del diritto dell'essere umano alla felicità, fine ultimo di ogni buon governo. Filangieri purtroppo morì a soli 36 anni, ma nonostante la giovane età, contribuì alla realizzazione di quel sogno americano che ispirò il mondo intero nei secoli a seguire. Bene, questo breve video che avete visto, è un video di Gaetano Filangieri, uno dei più grandi giuristi e costituzionalisti della storia. Basta pensare che il quarto e quinto emendamento della Costituzione americana si è ispirato alle sue tesi, con cui, grazie a Jefferson, che teneva in forte considerazione il pensiero del Filangieri. Filangieri è stato importante anche perché ha voluto che ci fosse nei processi la giustificazione della sentenza, ed è stato veramente un personaggio di altissimo spessore del XVIII secolo. Però questa sera questo piccolo preambolo, abbiamo parlato di Filangieri per parlare di un qualcosa di diverso. Ed eccolo qua, prima di presentare l'ospite faccio vedere il libro. Storia del diritto nel regno di Napoli. Attenzione, già qui c'è un piccolo appunto. Mi raccomando, tenete a mente che non stiamo parlando storia del diritto del regno di Napoli, ma parliamo storia del diritto nel regno di Napoli. Ecco, chi ne parliamo? Ne parliamo con un nostro ormai affezionato ospite, Gian Andrea De Antonellis. Buonasera, Gian Andrea, come stai? Come è andata Buonasera a tutti, quest'estate? tutto L'estate come è bene, andata? grazie. Bene. Ultimamente è passato a studiare il pensiero della Canosa, come sempre, e a preparare il prossimo volume della serie delle sue opere complete. E fatto uno studio fatto con un po' di rilassatezza, perché l'estate si può godere anche in questa maniera, lavorando con più calma. Bene, Gian Andrea, quando facemmo il convegno a Sessa, dove presentammo il Gran Capitano, ringraziamo innanzitutto tutti gli amici di Sessa, il sindaco, la Pro Loco, per averci regalato quella giornata veramente particolare, il 30 di aprile, molto molto bella. C'era l'editore d'amico, Vincenzo, che mi ha fatto dono di questo testo, di cui tu me ne parlasti, però quando me ne parlasti doveva ancora uscire.
finalmente, perché io cercavo un lavoro del genere, questa storia del diritto nel Regno di Napoli. E diciamo che hai curato un'opera di Gaetano Arcieri. Perché è importante questo testo? Innanzitutto perché bisogna capire che lo Stato di diritto è una cosa molto molto importante. Sul diritto si poggiano le nazioni e soprattutto c'è da dire che il diritto nel Regno di Napoli era l'unico regno, l'unica patria dove ancora si conservava il diritto romano. E quindi questo era molto molto importante. Ma soprattutto questo è un particolare libro perché parla di che cosa volesse significare il diritto basato sulle consuetudini e di come una volta quando si parlava di diritto si parlava anche di legislazione. Ho detto cose sbagliate, professore, perché poi sono qui pronto a farmi riprendere se è il caso. Assolutamente no. Intanto io ringrazio te per l'invito a parlare di questo libro e tutti coloro che saranno interessati a seguire la trasmissione. Ringrazio anche l'editore che ha sposato il mio amore, il mio interesse, il mio entusiasmo per questo volume e la professoressa Spataro dell'Università di Napoli che gentilmente ha fatto una introduzione molto dotta e molto precisa. Perché è importante questo libro? Innanzitutto perché si tratta di un lavoro, io oserei dire, unico nel suo genere, nel senso che non esiste uno studio divulgativo che affronti il problema della storia del diritto nel Regno di Napoli dalle origini del Regno praticamente anche precedenti dal momento del Ducato fino ai giorni non nostri, ai giorni suoi, cioè fino al 48. Chi era Gaetano Arcieri? Arcieri era uno studioso lucano che studiò e insegnò a Napoli, poi fu coinvolto nei moti liberali e quindi fu allontanato da Napoli, però nella sua patria, Latronico, costituì una vera e propria scuola che formava gli studenti che poi si presentavano a, diciamo, gli studenti fuori sede che si presentavano poi a Napoli per dare gli esami. Non tutti avevano la possibilità di fare la vita da studente a Napoli provenendo dalle varie città e paesi dell'ampio regno. Allora c'era solo l'Università a Napoli, poi ne venne costituita una a Palermo, poi è stata costituita quella di Bari, eccetera, eccetera. Ma allora per studiare bisognava recarsi a Napoli. Non era sempre possibile, non era per tutti un impegno così importante, per cui molti studiavano a casa propria e poi si presentavano a fare gli esami. Gaetano Arcieri li preparava e scrisse anche alcuni testi importanti di diritto, uno studio sul diritto privato del Regno delle Due Sicilie e questo studio in cui c'è questa introduzione storica che fa la storia del diritto, prima quello diritto romano e poi quello che potremmo definire napoletano, cioè quello che si sviluppò nel corso di secoli e secoli all'interno del Regno di Napoli. Gianandrea, oddio, noi abbiamo sospeso a giugno, vi voglio solo ricordare che mi permetto di dare del tuo a Gianandrea perché mi ha autorizzato, quindi non perché mi assumo delle licenze così gratuite. Gianandrea, è molto molto bello, è molto importante questo libro. Innanzitutto bisogna ringraziare Vincenzo D'Amico. Ripeto, non sempre, noi abbiamo avuto anche scontri aspri con Vincenzo, io personalmente, però gli riconosco la sua onestà intellettuale, la sua lealtà e soprattutto il fatto che lui veda veramente lungo e ha capito perfettamente che questo tipo di... che oggi parlare della storia napoletana vuol dire andare oltre. E sta insieme grazie alla tua collaborazione pubblicando dei testi veramente importanti, che parliamo
che parlano fin dall'origine del regno, quando si chiamava Sicilia, e tra questi c'è comunque questo del diritto napoletano. Era doveroso fare questo ringraziamento a Vincenzo perché se lo merita. E la Spadaro, la Spadaro ha fatto un'introduzione eccezionale. Qui ho capito che la Spadaro appartiene a quella categoria di studiosi napoletani e napolitana, e non un'italiana nata a Napoli, è diversa. In uno spessore enorme che qualifica molto l'università italiana, non è il caso della Federico II, non vi anticipo nulla perché chi vuole leggere, cioè basterebbe soltanto leggere la sua introduzione, la sua prefazione, la tua introduzione per acquistare il libro. Però c'è una cosa molto importante, prima che voglio parlare di Arcieri, ne parlo un attimo dopo il mio pensiero. Spiega perché, e lei lo fa molto bene, perché Arcieri ha voluto scrivere storia del diritto del regno e non del regno. Mi ricordo quando lo disse la prima volta mi bacchettasse, perché io automaticamente uno quando legge il titolo il libro dice del regno, invece tu mi facesti notare guarda che è nel regno, e la Spadaro lo specifica molto bene. Vuoi dirlo ai nostri spettatori perché questa sì, tratta, adesso lascio l'esposizione alla lettura diretta del saggio, che tra l'altro tu hai anche anticipato sul sito Alta Terra di Lavoro, e di questa insomma segnalazione ti ringrazio. Quando noi pensiamo ad esempio al diritto del Regno d'Italia, immediatamente abbiamo l'idea di un regno che crea il proprio diritto. Qui siamo di fronte invece a un diritto che è presente nel regno, perché fino all'unità d'Italia per essere più precisi dovremmo dire fino all'introduzione del codice napoleonico, quindi fino al periodo periodo murattiano. Il codice Napoleone fu introdotto inizialmente da Giuseppe e poi definito da Murat, che impose un diritto che in realtà non era del regno, ma non era nel regno, non veniva dal regno, veniva da fuori, veniva dalla Francia. Era il codice Napoleone semplicemente tradotto. E quindi un codice, già il codice Napoleone era un codice imposto che non aveva una sua tradizione. In più il codice napoletano era la traduzione di un testo che non era tradizionale nemmeno in Francia e che veniva imposto dalla Francia all'Italia. Quindi siamo di fronte a una duplice imposizione esterna. Il diritto attuale in Italia è il diritto della Repubblica Italiana, perché è la Repubblica Italiana che lo realizza di volta in volta attraverso le imposizioni del Parlamento. Invece il diritto tradizionale era un diritto che si formava dal basso e che scaturiva quindi dalla consuetudine, precisamente dall'uso che reiterato diventava consuetudine e poi veniva recepito dalla legge. Quindi la legge veniva non creata ex novo in maniera, diciamo così, ideologica, bensì veniva si limitava a recepire quello che era l'uso corrente. Tanti abusi che vengono fatti attualmente in riferimento alla legge Zanna, al decreto legge Zanna, non casuale, fortemente voluto, non sarebbero stati possibili in un regime tradizionale, perché non erano, sono attualmente in posizioni di un'elite, e invece allora non sarebbero potute diventare leggi, perché dovevano essere prima nell'uso comune, e ovviamente certe aberrazioni nell'uso comune non entrano, devono essere imposte necessariamente dall'esterno, ripeto, da una elite di tipo ideologico.
Quindi il titolo, che sottolinea nel e non del, vuole segnalare come questo diritto si sia sviluppato anche indipendentemente dalle varie dinastie che hanno regnato sul trono di Napoli, perché tranne che nel caso dei francesi del periodo napoleonico o del brevissimo periodo della Repubblica napoletana giacobina del 99, negli altri casi le varie dinastie che si succedevano rispettavano il diritto esistente, non si sognavano minimamente di imporre una nuova legge venuta all'esterno. C'è ad esempio però il caso del diritto longobardo, si può dire vabbè, ma in quel caso il diritto longobardo impone l'editto di Rotari, a parte il fatto che l'editto di Rotari, come i vari codici che esistono anche nel Regno di Napoli, esiste un codice di leggi napoletani precedente il codice Napoleone, però si trattava di codici compilativi, cioè che vedevano come i vecchi codici giustinianeo, teodosiano, che riassumevano le leggi esistenti, non creavano di nuove, diciamo così, ex abrutto. Comunque anche il codice longobardo, l'editto di Rotari, è però un codice che veniva utilizzato, una legge che veniva utilizzato per i Longobardi, non per gli autoctoni, cioè i napoletani, i latini, come venivano prima chiamati, potremmo definire i napoletani, avevano la loro legge che continuava a essere quella preesistente, cioè di fatto il diritto romano, a cui si affiancavano le numerose e diversissime usanze che variavano da paese a paese, dalla Calabria agli Abruzzi, ma anche all'interno della Campania. Ovviamente il Sannio aveva delle usanze che erano diverse da quelle che si usavano nell'alta terra di lavoro, che erano diverse da quelle che si usavano in Principato Ultra o in Principato Citra, eccetera, eccetera. Allora, da queste tue brevi parole posso dire innanzitutto questo. Bisognerebbe sbaragliare il campo da quando si dice che le varie dominazioni che sono state regnano in Napoli. Non c'era stata nessuna dominazione, ci sono state famiglie che governavano, perché non dimentichiamo che c'era il cattolicesimo, quindi che decideva, doveva dare l'impri l'autorizzazione a governare, quindi si basava tutto sul cattolicesimo. Però a questo punto non si può dire che ci sono state dominazioni, perché venivano, dovevano sottostare e dovevano assolutamente convivere, perché poi ogni dinastia ha dato il suo contributo naturalmente, col diritto che era già presente. Quindi nel diritto vuol dire che erano dovute a sé stanti, perché voglio ricordare che quando si parla di diritto si parla anche di legislazione, quindi veniva fatta cose legislative. Ma poi devo dire anche un'altra cosa, Arcieri non soltanto ha fotografato le varie fasi storiche, ma addirittura, parlando del diritto, ma facendo sempre il preambolo storico degli avvenimenti, quello che stava accadendo. Sì. È molto molto importante, cioè praticamente parte proprio dalle radici, non dico antropologico o sociologico, però ti fa capire, è accaduto questo e quasi è stata questa evoluzione. Infatti poi lui inizia addirittura a parlare dell'epoca di Augusto. È molto importante, sì, questo. Quello che voglio capire è che con Augusto, con l'Impero Romano, noi immaginiamo sempre in maniera molto semplice l'Impero Romano, l'imperatore, esercito, pretoriani che conquistavano, ma la complessità della macchina legislativa, burocratica
e del diritto no. dell'impero romano era enorme. E beh, ovviamente trattandosi di un impero, la macchina burocratica, la macchina dello Stato era complessa, anche se insomma sicuramente più semplice ai tempi di quanto non sia adesso la complessa e inefficiente macchina burocratica dello Stato italiano, ovviamente. Io ricordo soltanto questo, faccio di solito questo esempio, il Palazzo dei Ministeri, Palazzo San Giacomo di Napoli, aveva la maggior parte dei ministeri, poi in altri casi venivano utilizzati altri palazzi e poi generalmente il ministro svolgeva le cose, che generalmente era un nobile, utilizzava il proprio palazzo per sbrigare le pratiche, per ricevere le persone e via dicendo. Quindi potremmo dire che insomma il governo del regno fosse concentrato in massima parte a Palazzo San Giacomo, gli uffici del governo. Attualmente Palazzo San Giacomo accoglie soltanto l'ufficio di rappresentanza del comune di Napoli, del solo comune di Napoli, mentre prima svolgeva le attività di tutte le sette regioni che formavano il regno di Napoli e il regno di Sicilia. Questo insomma ci dà l'idea della crescita esponenziale della burocrazia. Pensiamo a quanti sono gli uffici del comune di Napoli, quanti sono gli uffici del comune della regione Campania, poi moltiplichiamola per le altre regioni del sud, e quindi ci rendiamo conto di come sia cresciuta la burocrazia, e sicuramente non è cresciuta di pari il servizio che questa burocrazia rende al cittadino. Come nasce questo libro? Perché parla del diritto del periodo romano? Perché questo testo è in realtà un semplice manuale ad uso degli studenti, come dicevo, ed è l'introduzione storica allo studio poi del diritto napoletano del momento, perché ovviamente era necessario che chi voleva fare la professione forense si studiasse anche quella che era stato lo sviluppo della precedente legislazione dalle origini ai giorni suoi, perché come vi dicevo lui ferma nel 47 lo sviluppo della storia del diritto nel regno di Napoli, ed è interessante perché è molto approfondito comunque. E a fianco della ricostruzione storica c'è appunto la descrizione di quelle che sono le principali strutture politico-amministrative del regno nelle varie fasi della storia del regno stesso. Quindi questo vuol dire anche che la qualità, il livello di studio degli studenti era veramente molto alto, perché io penso insomma che se un professore dovesse oggi fare una domanda prendendo una pagina di questo testo, che se, insomma, se non si deve fare un esame si legge con una certa serenità e anche con una certa scorrevolezza. Se si deve immaginare di dover subire un interrogatorio di come venivano fatti gli esami allora, diventa insomma uno scoglio abbastanza importante, però dimostra anche quanto era approfondita la preparazione degli studenti un secolo e mezzo fa, due secoli fa. Mentre parlavi mi viene in mente che già ne ero certo, perché poi noi stiamo studiando tantissimi personaggi post 1799 di tutti i settori della cultura e dell'arte e del diritto, ma soprattutto mentre parlavi mi è in mente il fatto che sia Benedetto Croce, che poi lo stesso, poi seguito dai Marotta e vari Galasso, dicevano che
nel giustiziati del 99 aveva erano cadute le migliori intelligenze del regno, che poi le stiamo pagando fin d'ora. Non c'è stata più faziosità e bufala di quello che ha detto Croce, e mi assumo le responsabilità, e i suoi nipotini, perché già leggendo questo testo, già vedendo che era di Can Arciere, che mi viene in mente Luigi Giura e tanti altri, soprattutto personaggi come Gaetano Arciere, che era un liberale, era un carbonaro e quindi avvantava comunque dei crediti e dei privilegi a corte per il re, per quello che lui valeva, per come valeva e per quello che scriveva, ci fa capire che ne è stata fatta tanta di demagogia e si continua a fare. Questa è una breve parentesi su cui voglio un tuo pensiero. Siamo fuori tema, ma credo che calzi. Sì, no, è calzante, perché infatti l'idea che in tutto il regno ci fosse soltanto 100 persone intelligenti e tutti gli altri fossero degli stupidi è un insulto all'intelligenza innanzitutto, e comunque un insulto alla popolazione napoletana, che ovviamente la cui crema non era certo rappresentata da quei 100 che furono giustiziati a Piazza del Mercato. Peraltro, se si fanno ricerche sulle biografie di coloro che scamparono alla forca, si vede che insomma sono tutti personaggi abbastanza mediocri. Quindi l'esaltazione di questi 100 come la crema e gli unici intellettuali esistenti di fronte a una massa di bovini è, ripeto, un insulto al resto del regno. E quello che scrive il principe di Canosa, quello che scrive Arcieri, e la produzione sterminata che c'è dopo il 99 dimostra che ovviamente non erano in questi 100 personaggi, non era in questi 100 personaggi sintetizzata limitata la cultura di tutto ma poi era un insulto all'Europa, ma poi Gian Andrea, è un insulto all'Europa, perché Napoli era considerata la capitale della cultura, se la capitale della cultura europea, quindi voleva significare in quel periodo mondiale, e si reggeva su 100 persone, non so come si possa arrivare. Sì, infatti, ma questa è una falsità. Peraltro io continuo a ricordare che questo è un progetto che ho con l'editore D'Amico, ricordare i testi che la reginetta di questo mondo, cioè la Pimentel Fonseca, aveva scritto prima di diventare la redattrice del suo... Sono testi di una cortigianeria spaventosa. Quindi io supererei per assodato con questa leggenda nera, che però come tante leggende nere continuano a essere ripetute. Tra le altre, tu hai ripetuto, riallaccio a quello che dicevi prima per quanto riguarda il concetto di dominazione, non per fare una retorica a quanto soldi, ma l'unica vera dominazione che c'è stata in la giacobina, poi quella francese, poi quella piemontese. Queste sono dominazioni, nel senso che hanno imposto anche una legislazione, perché la legge, il diritto di un determinato popolo è un elemento estremamente caratterizzante la sua specificità. Diceva Francisco Elias Herrada che i popoli non sono nazioni, ma sono tradizioni, e il diritto che si crea per lungo secoli e secoli di formazione è un elemento essenziale per identificare un popolo. Non sono le montagne, i mari, che per carità aiutano, o i fiumi. Si fa sempre l'esempio, il confine tra il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio è il fiume Tronto. Benissimo, allora chi sta al di qua è napoletano e chi sta al di là
e romano, diciamo. Da noi liri, da noi liri. Però c'è una forte e importantissima eccezione, che è quella di Ascoli Piceno. Ascoli Piceno sta a sud del Tronto, però fa parte, ha sempre fatto parte del regno, dello Stato Pontificio, non del Regno di Napoli. Quindi questa, cioè, il fatto che ci sia una frontiera naturale che è data dal fiume, non un fiumicello qualsiasi, ma un fiume abbastanza importante come il Tronto, e che ci possa essere al di qua una città che invece si identifica nell'altro regno, nell'altro stato, è una dimostrazione del fatto che il limite naturale è secondario rispetto al limite, diciamo così, spirituale. Cioè, si distingueva Napoli dal regno dello Stato Pontificio da che cosa? Dalla presenza della legge diversa, di un diritto diverso, e non dal fatto che fosse al di sopra o al di sotto di un... Beh, noi ci abbiamo Ponte Corvo qua vicino, che era enclave papalina, come era Benevento pure, la tua Benevento, no? Certo. Quindi questo è un... Andiamo ancora a parlare del libro. Poi il fatto, ripeto, che Arcuri, cioè Arcieri, praticamente mi è venuto... non fosse certamente un borbonico accanito, anzi, era un liberale, era anche un carbonaro, eppure stava lì a esercitare le sue funzioni. Perché una volta, comunque, c'è da dire questo, che una volta si basavano sulle virtù, le professionalità, adesso sulle competenze. Quando le competenze decide l'uomo, sono importanti soprattutto in funzione delle relazioni. Quindi capisci cosa voglio dire. Una volta le virtù erano fondamentali. Senti, Gian Andrea, qui poi sfogliando ho visto proprio dall'impero romano, poi si passa all'invasione barbarica, che si fa da Teodorico, quindi Visigoti, Goti, fino ai Longobardi, fino addirittura arrivare quindi ai Bizantini, dove praticamente comincia a modificarsi, perché si modificano le consuetudini, quindi il diritto romano comincia ad essere integrato dal diritto di queste popolazioni, certo, barbariche. Comunque e qui si può dire che comincia ad avere luce il diritto napoletano, o mi sbaglio? Sì, diciamo che appunto, essendo un diritto tradizionale, la tradizione, come diceva una frase attribuita a Gustav Mahler, è mantenere acceso il fuoco e non venerare le ceneri. Quindi la tradizione non significa accettare senza modificare tutto ciò che è passato, bensì significa prendere il meglio di ciò che è passato per adattarlo al presente. O, per citare un'altra frase, non è vivere come vivevano i nostri antenati del Cinquecento, ma vivere come loro avrebbero vissuto oggi, cioè con la loro mentalità, ma ovviamente con gli strumenti che abbiamo a disposizione e con le necessità diverse che dobbiamo... Scusa, ti devo interrompere, perché adesso dico io la mia di frase, perché l'ho coniata anch'io una frase sulla tradizione. Io ho coniato che la tradizione è innovazione, dove l'uomo non è spettatore dei cambiamenti, ma è protagonista. Certo, è ottima frase. Se appunto si parte, se l'uomo è autore, non facendo tabula rasa di quello che è il passato, ma basandosi sull'esperienza passata. Quindi è normale che il diritto debba modificarsi di generazione in generazione, non stravolgendosi, ma adattandosi alle necessità. Se ci sono necessità nuove, se si sentono impellenti necessità, riprendendo il discorso di prima, se la necessità è quella del 98% della popolazione, è giusto che ci sia una modificazione. Se la necessità è sentita come tale solo dal 2% a dir tanto della popolazione, allora non è necessario fare stravolgimenti come quelli che possono essere imposti da questo tipo di legislazione che, ripeto,
provenendo dall'alto, essendo sovrana, perché non ha alcun tipo di remora, alcun tipo di controllo al di sopra di se stesso, quindi il Parlamento italiano può fare qualsiasi tipo di legge in qualsiasi momento, completamente avulsa da quella che è la tradizione del popolo che poi sarà costretto a vivere in queste leggi. E quindi è ovvio che arrivando gli invasori, i barbari, loro portano, e quindi si deve integrare con il paese, la tradizione che va avanti, il mondo che va avanti, e quindi qui secondo me veramente comincia a nascere il diritto napoletano, che è vero che è l'unica forma di diritto romano di impero romano rimasto, ma è anche l'integrazione con il diritto degli invasori barbari. E andando velocemente, a un certo punto c'è il passaggio dei Normanni. Passaggio dei Normanni, dove secondo il mio modesto avviso, qui comincia a farsi luce proprio la prima concezione di Stato, di unitarietà, quindi di un centro amministrativo statale unitario, che credo che sia una novità assoluta dopo il disfacimento dell'impero romano. O mi sbaglio? Sì, ritengo anch'io che noi possiamo vedere la nascita del regno con l'avvento dei Normanni. Per quanto riguarda il diritto longobardo e il diritto barbaro precedente, ripeto, questi barbari erano così intelligenti e rispettosi da capire che non dovevano toccare il diritto dei romani. Hanno cercato di adattarsi, soprattutto i longobardi sono stati molto rispettosi, e ripeto, il loro diritto riguardava le genti longobarde. Mentre gli autoctoni avevano il loro proprio diritto, quindi i longobardi rispettavano i conquistati, diciamo così, ma soprattutto il loro diritto, perché riconoscevano la cultura superiore con la quale si stavano confrontando. Anche con la fede, loro si fecero civilizzare con la conversione, no? Sicuramente i Longobardi passarono attraverso l'arianesimo, ma si convertirono poi al cattolicesimo, e comunque insomma divennero da pagani cristiani. Se mi si permette una parentesi dalle tematiche di tipo giuridico a quelle di tipo religioso, generalmente si dice che i Longobardi, in particolare, in generale tutti i barbari, i popoli barbari, i popoli pagani, furono convertiti perché credevano che alcune nostre figure di santi o di angeli corrispondessero alle loro figure di divinità. In particolar modo c'è chi ritiene che il culto di San Michele Arcangelo dei Longobardi, molto diffuso tra i Longobardi, abbia sostituito loro abbiano identificato la figura di Wotan, qualcuno dice invece la figura di Donner, del dio del tuono, insomma di un dio guerriero, no. Che viene identificato nel... In realtà questo è un'offesa all'intelligenza degli stessi, ma questo discorso può essere fatto per tutti. Non è che loro credessero che San Michele Arcangelo fosse Donner o un'altra divinità, fosse un particolare santo della tradizione cristiana, ma semplicemente riconoscevano nel santo cristiano o nell'arcangelo combattente le caratteristiche che avevano portato loro ad adorare la divinità. Quindi loro adoravano Donner, adoravano Wotan, però riconoscono in San Michele Arcangelo, in altri santi, di quelle particolari caratteristiche, e si convertono riconoscendo nel vero
santo e nel vero angelo gli elementi che avevano amato nel falso dio pagano. Beh, c'è anche da dire che su San Michele, insomma, quello è un santo bizantino che loro adottano, all'inizio si fissava il 9 di maggio anche perché era la vittoria della guerra gotica, no? Loro sconfissero i bizantini e poi quindi presero anche, importarono dall'Oriente la figura di San Michele Arcangelo, quindi anche questo un motivo importante. E nei Normanni però, qui faccio la domanda al professore, ma non ho paura di andare a finire dietro la lavagna. Quando qui a un certo punto si parla della divina istituti e della nuova milizia, ma non è che qui si parla forse, si vuol parlare delle assise di Ariano? O è un mio errore? Perché qui comincia ad esserci, con l'assise di Ariano sappiamo che nasce la prima carta costituzionale, addirittura molto tempo prima della famosa Magna Carta, che sono depositate sia a Ariano che qui a Monte Cassino. È una mia fantasia oppure ci potrebbe essere qualcosa che collega questo con queste due istituzioni? Ma le assise di Ariano sono appunto questa istituzione longobarda, poi ci sarà quella famosa fatta da Federico II che ma è normanna, no? Normanna. Pardon, normanna, sì. Normanna appunto, poi ci sarà quella di Federico II che invece crea dei problemi perché c'è lì un tentativo creare un diritto che possa nascere al di fuori della tradizione, soprattutto, cioè venire direttamente dal sovrano e che possa essere soprattutto non rispettoso della legge naturale. Un altro elemento di cui dobbiamo tenere conto è appunto quello della legge naturale, che non è necessariamente la legge divina, ma si affianca alla legge divina e che deve essere rispettato. E viene rispettato fino all'avvento dell'epoca moderna, fino all'avvento del giuspositivismo, che dice che esiste soltanto la legge positiva, appunto, cioè la legge imposta dallo Stato, e che essa non è valida in quanto rispetti la legge naturale solo se la rispetta, ma è valida di sé per sé, perché non esiste una legge naturale. O non è conoscibile perlomeno, per cui l'unica legge valida è quella positiva, mentre invece la scuola giusnaturalista dice che la legge per essere valida deve essere rispettosa della legge naturale, non deve essere aberrante. Quindi questo era l'elemento delle assise di Ariano che creò dei problemi con addirittura l'intervento del Papa, che disse che un monarca non poteva arrogarsi il diritto di creare una legge che non avesse un riscontro nella legge naturale. Quindi poi per quanto riguarda invece il discorso della nascita del regno, sicuramente e nasce un'idea di regno unitario. Preferisco usare questo termine piuttosto che quello di Stato, perché il termine Stato è un termine che nasce successivamente e che caratterizza particolarmente lo Stato moderno. Quindi meglio parlare di regno, visto che si parla che di fatto era un regno. Perché il regno appunto ha un senso di paternalismo, è una brutta parola, ma un senso di collegamento familiare tra quella figura del monarca che non è un sovrano, cioè non è al di sopra delle leggi, termine più adatto appunto è quello di monarca, se parliamo di antico regime, non sia il regime ma di antico regime, cioè il regime fino alle fratture che dalla nascita rivoluzione protestante in poi caratterizzano lo sviluppo delle nazioni europee. Secondo me dopo la pace di Vestalia cambia tutto. Sì, esattamente, come dice Francisco di Assese Cada,
le varie scissioni, sulle varie ferite inferte alla cristianità sono quella morale di Machiavelli, quella religiosa di Lutero, quella politica di Bodin, quella giuridica di Hobbes e poi appunto quella definitiva della pace, l'imposizione della pace di Vestfalia, la distruzione sociologica, dice Francesco di Assis Cada. Il Regno di Napoli si caratterizza per questa sua unitarietà, che con i Normanni diventa appunto anche geografica, nel senso che appunto con i Normanni c'è un, anche se allora si chiamava Regno di Sicilia, poi c'era la Sicilia al di là del Faro, e i regni erano e i diritti erano ben diversi tra quello continentale e quello invece appunto dell'isola della Trinacria. Fu un errore tra l'altro poi nel 1815 unire sotto un'unica corona quello che per secoli e secoli erano stati due regni diversi, magari alle volte con lo stesso monarca che era sia re di Sicilia ma era sia re di Napoli, ma che aveva due diritti diversi a Napoli e in Sicilia, meglio nella parte continentale e nella parte isolana. Comunque è un dato di fatto obiettivo che, essendoci un regno, prima Ducato, poi regno di Napoli, si sia formata una mentalità comune, per cui tra i vari altri regni italiani, o meglio della penisola italica, quello di Napoli sicuramente è quello che ha una coesione maggiore rispetto a quello di altri. Ci sono dei critici abbastanza poco, diciamo, ferrati negli studi storici, che semplicemente poiché identificano il regno con Federico II e devono criticare Federico II perché Federico II non fu un sovrano cattolico, non fu monarca cattolico, allora devono criticare l'idea di unità di regno come se parlare di Regno di Napoli fosse la stessa cosa che parlare di Stato italiano giacobino, e quindi contrapporre all'unità del Regno di Napoli la frammentazione delle città-stato toscane, dicendo: vedete quale sviluppo c'è stato in Toscana, a Firenze, nel periodo medievale e rinascimentale, mentre Napoli invece era limitata perché c'era questa imposizione statuale. Il che, ripeto, può essere vero solo per il breve periodo, per il tentativo non realizzato di Federico II, ma è assolutamente falso per tutto il resto dei secoli e secoli di storia napoletana. Ma infatti non è un caso che adesso sorvolerò. Beh, c'è da dire questo, che comunque la faziosità di queste teorie ormai è stata clamorosamente sbugiardata, anche perché vorrei dire, forse faremo un'altra trasmissione, come hanno fatto le fortune, come dice Zidara, i territori tosco-padani. Comunque non è sede di questa, non è una conversazione per questa puntata. Certo, Federico II va avanti, perché tra l'altro nel leggerlo non mi è mai piaciuto, perché mi sono accorto nella mia ignoranza che proprio c'era la voglia di imposizione normativa, quindi di andare oltre le consuetudini, la centralità dello Stato. Ecco perché è molto amato dai contemporanei Federico II, perché si comincia a intravedere i primi protomi di uno Stato giacobino centralista e soprattutto d'élite. Sì, io direi moderno, si potrebbe usare il termine moderno, nel senso che... Ma la modernità, il modernismo è un'elite che decide per molti, quindi sulle norme... La modernità in senso assiologico e non cronologico, nel senso in cui lo utilizzava Francisco di Assis Cada. Sì, assolutamente. Poi cominciamo all'era ispanica, che comincia con gli aragonesi. Ho visto che qui comincia l'era del garantismo, perché perdonavano tanto. Cioè, per essere colpevoli... Loro veramente
dovevi fare qualcosa di estremamente grave, perché alla fine avevano molto, davano molta garanzia agli imputati e c'era molto, molto, c'era molta perdonanza, mi sbaglio. Sì, sicuramente il periodo ispanico prevede una attenzione a quello che è il processo penale, in particolare modo. Può sembrare strano perché noi siamo abituati a pensare ai roghi dell'Inquisizione e banalità varie. In realtà, se noi andiamo a vedere le singole disposizioni di legge, c'è una attenzione a far sì che ci sia una condanna solo se si è più che sicuri. Ad esempio, per quanto riguarda la tortura, può sembrare strano, ma nella Napoli ispanica generalmente non venivano considerate valide le confessioni estorte sotto tortura. Sì. Sia del proprio del soggetto. Grande principio di civiltà giuridica questa. Sì, importantissimo. Tra l'altro, perdonami, Federico II era un grande torturatore, lui con le torture ci ha giocato parecchio nella sua epoca. E per quanto riguarda appunto il periodo ispanico, un'altra cosa volevo dire, quando si parlava prima di dominazioni, di stranieri, perché un topos retorico, ahimè, utilizzato anche nella Napoli borbonica, nella tarda Napoli borbonica, era quello di considerare il periodo precedente come un periodo di asservimento a uno straniero. In realtà la mentalità tradizionale che ritorna anche negli scritti del Canosa, ad esempio negli scritti che lui pubblica al tempo del congresso di Vienna, quando viene ridisegnata la carta geografica dell'Europa con imposizioni che non hanno niente di tradizionale. Noi sappiamo benissimo che cosiddetta restaurazione in realtà è una falsa restaurazione, perché restaura ben poco. Faccio un esempio. Napoli perde nel 1801, per via del Trattato di Firenze, lo Stato dei Presidi, l'Elba e Piombino. Sarebbe naturale che 14 anni dopo il Trattato di Firenze viene imposto da Napoleone Bonaparte, sarebbe naturale che 14 anni dopo questi territori vengano restituiti a Napoli. E invece così non è. Venezia, sappiamo benissimo che è indipendente fino al 1797, poi arriva il liberatore Napoleone e la rende schiava, e dopo la caduta di Napoleone Venezia rimane sotto l'Austria, non viene restituita a un governo autonomo, la Repubblica Serenissima, Repubblica San Marco, Repubblica, esempio di Repubblica aristocratica, come la Repubblica di Genova, che fa la stessa fine e finisce sotto il regno di Sardegna. Quindi abbiamo questi imposizioni, poi nel resto d'Europa ce ne sono varie altre, che vengono criticate da chi ha una mentalità tradizionalista e dice che non si può imporre a una popolazione un sovrano straniero, un monarca straniero. Allora perché Ferdinando d'Aragona fa la guerra e grazie al gran capitano di cui abbiamo parlato in una precedente trasmissione conquista il regno di Napoli? Non ha nessun diritto? No, invece la guerra tra francesi e spagnoli per la conquista del regno di Napoli tra la fine del 400 e l'inizio del 500 viene fatta non in nome di una volontà di conquista, di una colonizzazione, di un'espansione territoriale come quella che sarà fatta nel 1860
dal Piemonte, bensì in funzione di diritti che sono una premessa necessaria alla conquista militare. Ferdinando d'Aragona ritiene di essere il legittimo discendente di Alfonso il Magnanimo, perché l'altro discendente del ramo napoletano è un figlio spurio, e quindi lui invece, venendo da un ramo legittimo, ritiene di avere più diritti del cugino, che peraltro poi tratterà con molta gentilezza dopo averlo sconfitto, dopo essersi imposto al suo posto, però lo tratterà bene. E Carlo V imperatore farà lo stesso nei suoi confronti. Quindi, dicevo, Ferdinando il Cattolico conquista Napoli non in virtù di una stato di fatto di una preponderanza militare, ma perché si presenta come il discendente legittimo di Alfonso d'Aragona. E peraltro va detto che Carlo VIII I e Luigi XII dopo ritengono di dover difendere i diritti che avevano in quanto discendenti degli Angiò. Per cui ambedue i re, allora, quello francese e quello aragonese, combattono non per imporre la volontà del più forte, bensì per difendere dei diritti. Per rivendicare. Sì, ma il discorso che ti ripeto prima era il diritto internazionale completamente diverso. Non si parlava che i Windsor non sono quelli inglesi, che non sono mica britannici, loro vengono tedeschi, gli Orange, cioè di che parliamo? Era un altro mondo quello, non era un mondo che noi conosciamo, era basato sulla politica estera, basata sui matrimoni, sulla corona, sul cattolicesimo, è un mondo completamente diverso. E poi ecco perché la raffinatezza di Arciere, che poi la mette in evidenza a Spadaro, storia del diritto nel regno di Napoli e non del regno di Napoli, perché appunto aveva una sua. E infatti, tornando al periodo ispanico, i territori ispanici nella penisola italiana sono i più importanti, sono quattro: sono la Sicilia, il regno di Napoli, il regno di Sardegna e il Ducato di Milano. Tutti e quattro avevano legislazioni diverse, avevano diritti diversi, perché appunto gli spagnoli, tanto esecrati spagnoli, erano molto attenti a rispettare l'identità di ciascuno dei quattro popoli. Per cui solo ci fu il caso della Sardegna, lo si può leggere questo nell'interessante testo pubblicata sul Fanelli Sardegna Ispanica di Francisco Díaz de Tejada, solo nel caso della Sardegna furono i sardi a decidere di importare le leggi aragonesi, perché ritenevano che fossero adatte a loro, e quindi furono loro a scegliere la legislazione aragonese, ma negli altri casi vennero rispettate le legislazioni vigenti, e in particolar modo quella a Napoli, più che quella aragonese, poteva essere imposta quella castigliana, ma venne sempre non venne accettata per questioni di principio. Quando si volle importare nel 1548 46-48 l'inquisizione napoletana, ci fu una vera e propria rivolta, perché appunto si riteneva un affronto che venisse importata la procedura penale presente in Castiglia attraverso l'inquisizione spagnola, in una terra che aveva una tradizione giuridica così importante come quella napoletana, che era appunto, come dicevi, l'erede del grande diritto romano, e quindi veniva ritenuta un'offesa, un'imposizione di un diritto, in questo caso semplicemente procedurale,
quello questo inquisitoriale ispanico, perché si diceva: noi abbiamo una nostra inquisizione, continuiamo a utilizzare la nostra inquisizione. E ci fu una vera e propria rivolta. E nel monastero di San Martino a Napoli c'è una lapide che ricorda appunto questa, una lapide ottocentesca, ma molto interessante, che ricorda questo evento, e che commenta con parole all'incirca dicono che il popolo che diventa schiavo è perché vuole essere schiavo, perché non ha la capacità di non sapersi ribellare. Il popolo napoletano nel 47 ebbe invece nel 1547 ebbe questa capacità di ribellarsi a un'imposizione, se vogliamo, secondaria. Poi nel 1799 lo fece in maniera molto più eclatante, quando le imposizioni erano ben più gravi che quelle di un diverso diritto procedurale, ma volevano sconvolgere completamente l'essenza della identità napoletana. Gian Andrea, andiamo velocemente verso la parte finale di questo testo, perché vi consiglio di leggerlo, perché è veramente avvincente, anche se potrebbe sembrare, scorre velocissimo, perché è un susseguirsi veramente importanti di cambiamenti, è un percorso di quasi 1000 anni, che non sono pochi. Andiamo all'ultima fase, quella borbonica, cioè a dire questo, che ancora, nasce il Regno di Due Sicilie nel congresso di Vienna, se non altrimenti, per volontà austriaca, se non altrimenti, il regno a Ferdinando IV, che poi divenne primo, non glielo davano, lo davano a Murat. Quindi lui fu costretto a fare il Regno delle Due Sicilie. E una cosa importante, Arcieri addirittura parla di come i Borbone hanno perfezionato quella che hanno portato i francesi, che portarono delle novità, diciamo, dal punto di vista del diritto e della legislazione, accentratrici, però erano molto confusionari. Invece lui qua evidenzia il fatto che i Borbone fecero qualcosa di perfezionare e resero quasi perfetto quello che già avevano iniziato i francesi. E c'è da dire questo, che secondo il mio modesto avviso quasi comincio a vedere il superamento delle tradizioni, delle consuetudini, che questo si vede proprio che è un diritto figlio della volontà del dispotismo illuminato sul grande Leviatano di Thomas Hobbes. Però l'organizzano lo Stato in maniera incredibile, eccezionale, anche nelle piccole cose, addirittura a parte la borsa dei campi, i magistrati, comincia a venir meno anche il potere dei magistrati, ma pure addirittura pure sui pompieri, loro accendono e regolamentano tutto. Ma quello che mi sorprende è sull'istruzione pubblica, che mi fa capire che quando dicono che il Regno di Napoli, il Regno di Sicilia era arretrato dal punto di vista dell'istruzione, sono veramente, già ero convinto molto poco prima, ma leggendo questa parte di Arcieri sono veramente, invece credo stavo molto avanti. Che mi dici di questa mia ultima riflessione, ma soprattutto di questa parte finale di questo testo, parlando dei Borbone? Eravamo già al superamento delle consuetudini? Purtroppo sì, diciamo che con il codice Napoleone, che viene tradotto in napoletano, l'ordine di tradurlo viene da Giuseppe Napoleone, il fratello, e poi la promulgazione ufficiale è quando il fratello si è andato a regnare in Spagna, e a Napoli c'è il cognato Morat. Il codice Napoleone diventa poi il codice per lo Regno delle Due Sicilie, accettato da Ferdinando, ormai diventato primo, che semplicemente cancella gli articoli che riguardavano il divorzio, che ovviamente rifiuta come istituzione immorale. Per il resto lo accetta in toto. Questo è uno dei grandi errori della Restaurazione, e purtroppo segna il passaggio del Regno di Napoli dal diritto tradizionale puro a un diritto invece, diciamo, impositivo, imposto dall'alto. Ho studiato bene, professore. Molto bene, complimenti, tante lode. Un ultimo
un ultimo commento, visto che siamo in chiusura. Il testo è interessante, ripeto, perché è una ottima sintetica ricostruzione di quello che è il diritto in particolare il diritto pubblico nel Regno di Napoli, e quindi si vedono come si evolvono le varie istituzioni che noi magari alle volte abbiamo, sentiamo, incrociamo: la Camera Sommaria, la Camera di Santa Lucia, di Santa Chiara, eccetera, eccetera. Quindi insomma sono tante istituzioni, che i sedili di Napoli, che noi conosciamo, e qui sono ben inquadrate, viene spiegato qual è il loro ruolo e come cambia il loro ruolo nel corso dei secoli. Quindi è un testo interessante. Poi la posizione di Arcieri, come hai detto tu, è quella di un liberale, per cui lui ritiene che siano positive una serie di innovazioni che magari noi riteniamo che siano negative, però al momento non mi sembra che ci sia nell'ambiente editoriale in lingua italiana un testo che sia così ottimamente sintetico e che spieghi così bene tutta l'evoluzione del regno del diritto nel Regno di Napoli. Quindi è una lettura che io suggerisco per chi vuole, ripeto, anche semplicemente per chi vuole conoscere quello che è stato l'istituzione del diritto pubblico dal periodo del Ducato di Napoli fino al periodo borbonico. Gian Andrea, come abbiamo detto all'inizio, è difficile trovare dei video sul diritto napoletano, quindi la chiusura ce la facciamo noi. Io posso solo dire questo: pur preferendo il diritto naturale delle consuetudini, quindi della tradizione, credo che comunque questo diritto, che è quello che poi accompagna ormai gli stati moderni, questa forma di diritto che hanno inaugurato i Borbone, sia ancora oggi, secondo il mio modesto avviso, se ovvio nella teoria e nei principi, perché poi l'attuazione sappiamo che è sempre più complicata, la più moderna e la più innovativa che ci sia stata. Ancora oggi non vedo una forma di Stato organizzata in questo modo. Non la vedo, la burocrazia, qui c'è il senso nobile del termine burocrazia. E poi un'altra cosa che voglio dire: come si fa ancora a pensare, chi dice che l'Italia andava fatta, unita, andava fatta, il Regno di Napoli era completamente diverso, come si faceva ad unire una cosa del genere con gli altri? O si faceva come disse Vittorio Sacchi: adottiamo in toto il sistema legislativo di diritto e amministrativo del Regno di Napoli, se no, infatti fu mandato in esilio, come disse pure Quintino Sella. Quindi è stato proprio un abuso, un delitto poter pensare di unificare l'Italia considerando questa diversità del Regno di Napoli in tanti aspetti. E quindi sono sempre più convinto che non è stato altro che l'allargamento del Piemonte, una piemontesizzazione, quella che noi oggi abbiamo. Io voglio ringraziare te. Non so se è sbagliato quello che dico, secondo te. Sicuramente, per concludere appunto, ritengo che l'operazione Unità d'Italia sia stata il risultato molto fortunato dell'operazione allargamento del Piemonte. Sicuramente questo, insomma, lo dice anche uno storico come Bocca, quindi non uno storico come Petacco, non uno storico borbonico o neoborbonico. E da un lato, e dall'altro si è stata però preparata da un attentissimo lavoro di propaganda che purtroppo manca dall'altra parte. Il lavoro di propaganda è fondamentale. Per fare un solo esempio, lontano da questioni a noi geograficamente vicine, ma insomma idealmente altrettanto vicine, se noi vediamo la situazione attuale della Spagna, quella che è la legge, l'infame legge della memoria democratica, che in questi giorni va a essere votata e probabilmente passerà, è frutto di un lavoro di propaganda importantissimo, per cui coloro che hanno vinto la guerra hanno assolutamente perso il dopoguerra. E questo non lo dico io,
lo dice uno storico di quel periodo, che è nostro contemporaneo, ma di quel periodo, che studia quel periodo, che è Pio Moa. I nazionalisti hanno, i cosiddetti nazionalisti hanno vinto la guerra e hanno assolutamente perso il dopoguerra, perché pur avendo conquistato militarmente il governo della Spagna non sono stati capaci di gestire la propaganda, e la propaganda poco alla volta ha fatto sì che una vittoria si trasformasse in una per loro, meglio diciamo, una loro sconfitta militare si trasformasse in una vittoria politica che al momento purtroppo io non vedo possa avere un freno, se non con un improbabile nuovo alzamento. Ma la propaganda, non soltanto i soldi, tanti soldi, la corruzione, e soprattutto è stato il principio rivoluzionario iniziato con Cromwell. Quindi propaganda sì, ma se non avevano soldi per corrompere... E i soldi devono fare la propaganda. Sì, sì, anche quindi sono i soldi. Comunque io volevo ringraziarti, Gian Andrea, per quest'ora che ci hai concesso. È stato veramente interessante. Spero che tutte queste persone che ci hanno ascoltato possano prendere questo libro, perché è illuminante, illuminante in senso fisico, in senso astronomico, non certamente da un altro punto di vista. Ringrazio anche la professoressa Carmela Maria Spadaro, che ci ha regalato questa prefazione incantevole. Ringrazio te e ringrazio Vincenzo D'Amico, che sta avendo il coraggio di fare cose veramente importanti, e spero che continui su questa strada, soprattutto anche continui la collaborazione con te, che vedo che è un binomio molto molto ben azzeccato e vincente. Grazie ancora Gian Andrea, sei stato sempre come al solito gentilissimo. Grazie a voi tutti, grazie a tutti quelli che hanno collaborato al libro, cioè alla professoressa Spataro e all'editore, e grazie all'associazione Alta Terra di Lavoro per lo spazio che ci sta generosamente disponendo. Ne avremo ancora altri. Mettendo a disposizione. Arrivederci. Grazie, arrivederci.